Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, prima di iniziare io vi ricordo che a 3000 mi piace porterò la parte 2 di questo video. E ragazzi, fatemi sapere qua sotto quale altra esultanza vorreste, o comunque tra tutte queste quale vi piacerebbe di più. Io vorrei veramente la Pam Pam di Pyeongtaek. Comunque ragazzi, partiamo con la McGregor Walk. Allora, McGregor, come ben si sa, è ormai un personaggio famosissimo nel mondo del combattimento, della UFC. E ragazzi, Sergio Ramos ha imitato la camminata di McGregor, che il combattente UFC comunque fa quasi sempre pre-incontro o quando vince, comunque la fa spesso, è una sua camminata di rito. L'ha fatta anche Sergio Ramos, quindi facendo gol e esultando in questo modo. E ci tengo a dirvi che la EA Sports possiede anche UFC, e UFC ha praticamente come sponsor proprio McGregor, quindi ci potrebbe stare di inserirla, perché appunto EA Sports possiede già anche UFC. Comunque, la Money Money che hanno fatto Mbappé e Neymar. Ovviamente raga, io i titoli li metto come mi vengono dal cuore, non sono questi i titoli o i nomi delle esultanze. Fatemi sapere anche magari voi come li chiamereste e che titolo mettereste a queste esultanze. Comunque ragazzi, è veramente figa, è il classico gesto questo qua, e ci starebbe su FIFA. Tipo, io mi farei, che ne so, le peggio risate, che magari al 90esimo segno contro una squadra piena di icone e gli faccio questo gesto, come a dire: guarda, hai shoppato, hai speso un sacco di soldi, però lo stesso, pur con questi qua, hai perso. Poi magari mi distrugge 27-0 e pace. Comunque ragazzi, Cry Baby, anche qua mi sono rifatto al titolo di una canzone di Lil Peep, per far vedere questa esultanza di Neymar. Praticamente Neymar è andato, non mi ricordo perché, magari fatemelo sapere voi, ho visto soltanto il video, è andato davanti al pubblico e ha fatto così, come per dire, cioè io non so se abbia fatto questa esultanza per prendere in giro, anzi penso proprio di sì, perché non penso che sia proprio, come dire, guarda, mi sto commuovendo, se vai e fai così, perché questo qua è il classico gesto delle lacrime finte, lacrime un po' da bambino, anzi che più da bambino, proprio da neonato, perché i neonati piangono senza motivo, quindi questo qua è il classico gesto che si fa un po' appunto ai neonati. Poi raga, anche questo sarebbe veramente un super sfottò verso l'avversario, quindi io vorrei che lo mettessero, perché da quando hanno tolto quella che ti mettevi così e giravi su FIFA non ci sono più sfottò belli, al massimo c'è un po' la ballerina, però vabbè. Comunque ragazzi, questa qua non penso che qualcuno di voi l'abbia mai vista, perché è veramente qualcosa di super imbarazzante, io non la farei mai su FIFA, però mi piacerebbe che la mettessero. Questa qua praticamente è di Payet, che ha fatto gol e ha esultato come tipo una ragazza timida, cioè non so com'è, infatti l'ho chiamato Little Girl, perché ha esultato come tipo una ragazza timida col dito in bocca, gli mancava veramente tipo il selfie qua, e non so perché abbia fatto questa esultanza, vi giuro, però mi ha fatto veramente un sacco morire da ridere. Poi Payet che si mette a fare queste cose, vabbè, cioè immaginate a fare tipo gol con Pelé icona e andare a fare l'esultanza così, con Pelé che si mette così, si mangia le unghie, cioè regà, non lo so, fatemi sapere la vostra, voi esultereste mai in questo modo? E come chiamereste questa esultanza? Io ho messo Little Girl perché non mi veniva altro, mi veniva in mente tipo, boh, emo girl, selfie girl, non lo so, ho messo Little Girl, ho detto vabbè dai, mettiamo questo titolo e pace. Comunque ragazzi, vi ricordo il mi piace e di iscrivervi al canale. Andiamo avanti con la nuovissima esultanza, e questa qua ragazzi, quanto mi piacerebbe farla su FIFA. Show the muscles, praticamente l'esultanza di Ronaldo, dove tira su gli addominali, non lo faccio anche io perché tanto non ce li ho, dove tira su la maglietta per far vedere appunto gli addominali. È una bomba questa esultanza, che poi non so perché su FIFA non mettono l'esultanza di togliersi proprio la maglietta. Ci sta, ma quanto cavolo sarebbe bello. Fai tipo un gol al 92esimo, anche in carriera, magari finale di Champions, fai gol, ti togli la maglietta, ti becchi il cartellino, però vai in giro tipo a sventolare la maglietta. E show the muscles mi piacerebbe veramente tantissimo, anche magari non per forza con Ronaldo, o se proprio quelli di EA Sports non vogliono impazzire, far vedere ogni volta la grafica diversa per ogni giocatore, magari che c'è tatuaggi sulla pancia eccetera eccetera, falla soltanto con Ronaldo, una sua cosa un po' particolare, come in PES Neymar si può togliere la maglietta, perché su PES c'è questa cosa della maglietta, però se la può togliere solo Neymar.
fate tipo una signature apposta per Cristiano Ronaldo, dove lui si alza la maglietta e fa vedere gli addominali, così non impazzite neanche chissà quanto. Comunque ragazzi, ve l'ho detto all'inizio video, pam pam di Piontek, cioè se continua così ragazzi al 99% la metteranno su FIFA 20, perché sta proprio impazzendo su tutto il mondo. Tutti quelli che amano il calcio ragazzi stanno impazzendo per Piontek, non solo i tifosi italiani, i tifosi del Milan, perché Piontek è proprio un giocatore umile, è un giocatore che ti fa divertire quando, boh, quando lo vedi giocare, lo vedi che non è il classico giocatore che pensa ai soldi, e con questa cosa appunto è entrato nel cuore veramente di un sacco di tifosi, un sacco di persone che imitano anche la sua esultanza, che è un'esultanza veramente fighissima e originale, e non lo so quanto cavolo vi piacerebbe anche qua che questa esultanza fosse su FIFA 20. Fatemi sapere la vostra. Tra l'altro, avete visto la copertina ragazzi? L'ho fatta io, una bomba, proprio una bomba. Ci ho messo un sacco di tempo per farla, per far la faccia, eccetera, eccetera. E vi ricordo, chi fosse interessato ad avere una copertina, ovviamente a pagamento, però a un prezzo veramente base, mi può contattare su Instagram, zv.jackson, e ci possiamo accordare per questo lavoro, perché io faccio il grafico e ve lo dico veramente ogni tanto, quando volete io ci sono. Comunque ragazzi, l'ultima esultanza che vi voglio far vedere è questa esultanza che hanno fatto Messi, ha fatto Ronaldo, ha fatto Fekir, hanno fatto altri giocatori. Comunque io l'ho chiamata Look the Name, come a dire guarda chi sono, quindi zitto. Io l'ho vista un po' così questa esultanza, ci starebbe raga. Anche qua però si collega al fatto della maglietta, quindi io non lo so, a sto punto la farei anche qua con una signature celebration per Messi, e poi Fekir si attacca, perché la farei soltanto per Messi. Ad esempio Ronaldo fai quella show the muscles dove fai vedere gli addominali, o Messi fai questa qua, look the name, dove togli la maglietta e la fai vedere. Cioè quanto ci sarebbe anche questa cosa ragazzi, che la puoi fare appunto solo con un giocatore, però quel giocatore è Messi, quindi un giocatore che tutti amano, tutti rispettano. Ad esempio quella degli addominali la puoi fare solo con Ronaldo, come vi ho detto. Poi non lo so, la vogliono mettere anche per gli altri giocatori, sarebbe proprio il top. Però io penso che EA Sports non si metta a impazzire in questo modo, giusto per delle esultanze, perché appunto vi rifaccio alla cosa che ho detto prima. Praticamente, che ne so, metti caso che con Messi ok lo fai e poi c'è la magliettina blu, metti caso che con uno del Liverpool fai, non puoi avere la magliettina blu, devi avere la magliettina rossa, e ogni volta impazzirebbero. Quella di Ronaldo, tiri su, magari Ronaldo ha gli addominali, magari uno non c'ha gli addominali, magari uno c'ha un tatuaggio gigantesco sulla pancia. E la EA Sports non penso che si metta a fare tutte queste piccolezze, ma io spero che almeno farla come signature movies o signature celebration possono farla. Comunque ragazzi, da ZW Jackson è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un bel mi piace, commentare qua sotto con quale esultanza vorreste voi su FIFA 20. Noi ci vediamo domani con un super video e forse stasera in streaming, forse, perché ho avuto dei problemi di connessione. Però ragazzi, seguitemi su Instagram zw.jackson, così almeno ci possiamo aggiornare. Ciao ragazzi!